In questo video imparerai come attaccare un bottone. È molto semplice, ti serviranno soltanto un ago, il filo, la stoffa dove attaccarlo, un forbicino e ovviamente il bottone. Cominciamo! Inserisci il filo nell'ago di modo da avere la stessa lunghezza da entrambi i lati. Assicurati di avere almeno 20 cm per lato, per evitare che il filo sia troppo corto. Unisci le due estremità e fai un nodo alla fine. Posiziona il bottone sulla stoffa nel punto in cui vuoi cucirlo. Tienilo fermo con una mano e gira il tessuto. Ora fissa il filo sul rovescio, facendo un punto solo nella stoffa e inserendo l'ago nell'asola che si crea. Fai altri due punti, entrando e uscendo dal tessuto, senza prendere il bottone. Ora posiziona il bottone come prima e inserisci l'ago nel tessuto e in uno dei due buchi del bottone. Tira bene tutto il filo, ma non farti scappare il bottone, altrimenti si sposta. In tal caso riposizionalo e tienilo fermo con il pollice. Se stai usando anche tu un bottone a quattro fori, puoi cucirlo sia a croce che a punti paralleli. Per quello a croce, inserisci l'ago nel buco opposto diagonalmente e continua in questo modo. Se stai cucendo un tessuto pesante, per aiutarti a spingere l'ago, indossa un ditale sul dito medio. Passa il filo tre volte per creare la prima diagonale. Controlla che il filo non si aggrovigli sul rovescio. Cerca di far uscire e rientrare il filo più o meno nella stessa zona per mantenerlo ordinato. Adesso passa il filo tre volte negli altri due buchi per ottenere la seconda diagonale e attaccare saldamente il bottone. Ora inserisci l'ago nel tessuto da sotto verso l'alto, ma non nel buco del bottone. E avvolgi il filo attorno al bottone per 3 o 4 volte per rinforzare la cucitura. Infila l'ago dall'alto verso il basso attraverso la stoffa. Non ti resta che affrancare il filo come all'inizio, quindi cuci 3 punti sul rovescio per fissarlo. Per sicurezza fai anche un nodo il più vicino possibile alla cucitura. Taglia il filo e voilà! Bottone cucito!